Ritornati, abbiamo la possibilità di fare due missioni in ordine cronologico. Affrontiamo quella di Akiko Kyoto, personaggio che abbiamo visto nel filmato iniziale della nave e anche in un'altra cutscene. Vabbè, insomma, un altro video che si capisce molto, insomma, raggiungiamo la strada con Soji. Suonare il clacson. Tuttavia, siamo da soli, quindi Soji lo dovremmo cercare. Tutorial per guidare l'auto. Non possiamo ancora accendere le luci, aspettiamo. I nostri soliti Shirio. Arma potente le luci dell'auto. Ok. Noi possiamo posizionare appunto l'auto qua in modo tale da poter salire qua sul balcone. Tuttavia faccio prima un altro tipo di lavoro. Bastardo, ti costringe. Vabbè. D'accordo. Ti costringe il tutorial. Vorrei dire che non beccherò dopo l'arma. Bene, arriviamo così al secondo piano. Esatto, noi ci ritroviamo qua e adesso ci ritroveremo qua, perciò andiamo in questa zona qua. Di solito qua ci sono sempre altri Shirio. Sapevo, stava per beccare le spalle. Vabbè, se è l'unico, buono così. Vediamo che cosa si vede con la visuale. Allora, meglio. Allora, sblocchiamo la porta, ma non usciamo da essa. Ecco qua, abbiamo trovato Soji. Ora facciamo un'operazione di questo tipo, evitiamo di andare di qua visto che ci sono i nemici e sfruttiamo l'auto che abbiamo lasciato di là, dato che prima non potevamo farlo. Simpaticissimo.
L'avremmo fatto fuori con un colpo? Sì, penso di sì. Allora, vediamo se vedo l'arma. Perfetto, prima che me la freghi lui, la prendo io. Ottimo. Ora, facciamo una cosa. Dobbiamo prima andare in edificio, ovvero questo che è già aperto, per sbloccare un'azione, anche se al momento non ci serve. Ok, secondo piano. Arriviamo al terzo. E qua c'è una grata, c'è uno spazio, una fessura. Entriamo. Ok, perché siamo entrati qua? Perché la porta era chiusa a chiave e per prendere la fotocamera. E così sblocchiamo una missione futura. Lol. Allora, non devi evitare di fare errori, come mi è capitato già in passato. Allora, qui siamo sul tetto. Eccolo qua, che arriva. Stavolta abbiamo un'arma più potente, tuttavia. Lo aspettiamo al varco, che tanto sappiamo che passa di qua, e proviamo ad affrontarlo. Bella questa arma. Tanto si affregherà lui. Sì, sapevamo. Ah, ci sarà possibilità che Atos si sia risvegliato. Sicuro. Se facciamo una corsa, forse riusciamo a prendere l'auto. Possibile che non c'è nessuno. Ok, no. Testardo lui. Ok, dato che qua in fondo c'è un altro scibito. Col fucile noi suoniamo clacson e così scatta la cutscene. Velocemente usciamo. Dai! No, forza. Merda, questo non ci voleva. Ok, ora veloce, non abbiamo tempo da perdere. Facciamo tutto il giro che intanto l'ho subito con... ok, perfetto.
Takeaki Misawa, maggiore. Foto della fantasia. E qui è andato.